Il calcio, la samba, il carnevale, il Cristo Redentore, la capoeira rappresentano i simboli con cui siamo abituati a identificare il Brasile. Ma ce n'è uno, forse ancora più significativo, spesso tralasciato, che si intreccia indissolubilmente con la storia di questo paese, ed è la cachaça, conosciuta per la sua organolettica come il peggior distillato del mondo, ma protagonista del cocktail di questo episodio, che è addirittura bevanda nazionale per decreto governativo in Brasile, la caipirinha. Dopo la sigla. Se la vita ti dà un lime, fanne una caipirinha, recita un famoso proverbio brasiliano. Ottieni il meglio dal poco che hai, ed è proprio da questa predisposizione del popolo verde oro che inizia la storia di questo episodio. Nel 1532 i portoghesi iniziarono la colonizzazione del Brasile e diffusero la coltivazione intensiva della canna da zucchero per estrarre lo zucchero ed esportarlo in tutto il mondo. Lo sfruttamento di queste piante era estremo, era fondamentale non sprecare nemmeno un granello, ognuno di loro era indispensabile per l'economia. Ogni giorno ai braccianti, agli schiavi, ai contadini veniva lasciato insieme ad un pasto lo scarto della produzione, una melassa completamente esausta che loro utilizzavano per ricavarne la garapa. Un succo non fermentato di canna da zucchero, imbevibile da solo, ma che, se unito ad aglio, miele e lime, diveniva una bevanda solo un poco più piacevole, ma molto efficace come ricostituente per il fisico, provato dalle massacranti giornate lavorative e come medicinale contro influenza, mal di gola, raffreddore. Insomma, un filtro casalingo povero che andò nel tempo raffinandosi con le tecniche di fermentazione, divenendo cachaça, distillato poco poco superiore alla garapa dal carattere scontroso, tecnicamente un rum, ma differente per le proprietà organolettiche e per la sua estrazione sociale. La caipira, termine dispregiativo con cui i portoghesi colonizzatori definivano il popolo rurale contadino brasiliano, si affezionarono comunque a questa bevanda, tanto che quando i colonizzatori provarono a imporre il proibizionismo e un aumento delle imposte sulle bevande alcoliche, fu la scintilla che incendiò gli animi, già arroventati dalle condizioni imposte dalla colonizzazione, che si manifestò nella cosiddetta rivolta della cachaça del 1660, evento che pose le basi all'ottenimento dell'indipendenza del Brasile che avvenne circa 160 anni più tardi. La cachaça è un distillato difficile da bere da solo. Da subito, come detto, la tendenza fu quella di miscelarlo a succhi naturali di frutta fresca che in Brasile non mancano, le cosiddette batidas, tra cui caipirinha, che tradotto sta per bevanda del popolo, ha ottenuto il maggior successo. La caipirinha oggi è vista come una bevanda da spiaggia, associata alle immagini più suggestive di Ipanema, Fortaleza, Copacabana, ma contiene tutta la storia patriottica del paese che l'ha lanciata e prima di raggiungere i fasti delle residenze più ricche, degli hotel, dei villaggi, fu simbolo delle fasce più povere della popolazione, del patriottismo, degli ideali di libertà degli schiavi e del sentimento nazionale. Caipirinha è ambasciatrice nel mondo della cachaça, arrivata fino a qui nel Novecento con l'inizio del turismo, arrivando in Europa con i viaggiatori che associavano i ricordi più piacevoli dei loro soggiorni in quei luoghi in Brasile. E oggi si è guadagnata la sua identità, conta il più grande numero di produttori, la più grande varietà di materie prime utilizzate per produrla e anche se in Europa è quasi sconosciuta, i numeri della sua produzione sono impressionanti. Circa 40.000 produttori sul suolo brasiliano, una produzione di 2 miliardi di litri, di cui solo l'1% esce dai confini. Pensate, un consumo pro capite dei brasiliani di 11 litri all'anno, un record per un distillato, e che copre quasi il 90% di tutte le bevande alcoliche consumate in terra verde oro. Ma vediamo finalmente ora come cachaça diventa caipirinha. Secondo il decreto 4851 del 2003, gli ingredienti sono semplicemente cachaça, lime e zucchero. Fondamentale trattare il lime nella maniera corretta. Quindi, come primo passaggio, andiamo a tagliare le due estremità del lime dove si annida la parte di succo più amarognola che stride con la cachaça. Dopodiché lo tagliamo
in 4 parti. E andiamo con un taglio a V a eliminare la colonna centrale del frutto. Anch'essa andrebbe a rilasciare un sapore amarognolo al momento del pestaggio. Dopo aver eliminato la colonna centrale, lo tagliamo in altri 4 parti. Andiamo ora a inserire le nostre 8 parti sottenute nel bicchiere, stando attenti a metterle con la polpa rivolta verso l'alto. Fatto questo, mettiamo circa 2 cucchiai di zucchero di canna, ma attenzione, utilizzare lo zucchero di canna che siamo abituati a vedere in Europa, ovvero quello marrone, è un sacrilegio per i brasiliani. Bisogna utilizzare lo zucchero di canna, ma quello bianco. Quindi rovesciamo i nostri 2 cucchiai sopra il lime e con il pestello andiamo a pestare, stando attenti a pestare soprattutto la polpa senza spremere troppo sulla buccia, che invece è contenitrice di succo amaro come la colonna centrale e come le parti laterali. Per quello usate l'accortezza di metterlo nel bicchiere con la polpa rivolta verso l'alto. Finito di pestare il lime, riempiamo il bicchiere di ghiaccio. Ghiaccio a cubetti, un altro errore molto comune in cui potete incappare al bar, al locale, è quello che ve lo servano con ghiaccio tritato. Questo vi donerebbe un cocktail piuttosto anacquato per il suo scioglimento più celere. Dopo aver riempito il bicchiere di ghiaccio, andiamo a mettere finalmente la cachaça nella quantità di 5 centilitri. 4 e 1,5. Una veloce mescolata senza esagerare, perché il rito prevede che ogni persona a cui andrà servito si misceglierà al piacimento il drink utilizzando le cannucce di serie. Inaliamo. Anche in questo caso non tralasciamo il tovagliolo. 2 cannucce, guarnire con una fettina di lime sul bordo del bicchiere, la nostra caipirinha è pronta. Vedete come i suoi colori ricordino proprio quelli caratteristici del Brasile. Anche per questa volta è tutto, e sorseggiando questo mix di storia e cultura, vi do appuntamento al prossimo episodio con un altro drink e un'altra storia. La 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 la